Grazie. Ah, dopo vedo si libera a calcetti della prima barra di Breaker. Vediamo Breaker cosa fa. Si studiano, fuzzi. Attacca dall'alto, il cross up viene parato e chiude così in DP. Uno pari. Naso microfono, scusate. Allontano un po' allora. Sono anche un po' raffreddato, quindi probabilmente sentite rumori strani, terrificanti. Scusate. Allontano un po' il microfono. Il volume va bene? Partiamo subito con una presa in juggle, 10%. Lo apre con il mix up. Counter Breaker. Vediamo se riesce a chiudere senza droppare la combo. Riesce per un ottimo 48% di danno. Ancora lo stesso mix up. Whiff al DP. Riprendi col juggle. Non c'è nessun tentativo di break. Peccato per quello shadow sprecato. Para il cross up. Frame trap come se piovesse. E chiude in perfect il primo round. Comincia subito una combo che esplode per via dei light continui. Non riesce a parare sul wake up la shadow laser sword e perde così un 14% di danno. Vediamo cosa succede. L'approccio, un DP subito anti air, ottime manual. Break subito sul linker. DP. Mix up, intresa. Para lo shadow, punish. Break ancora su quello stesso linker. Attiva l'istinto, lo apre con la ragnatela. Vediamo, un lockout importante. Ottimo, ottimo cross up. Doppio per Sadira. Tenta con lo shadow. Shadow counter, mancata. Lockout, questo qua potrebbe essere la fine. Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Problema tecnico. Breaker è andato. E tecnicamente... perché la disconnessione è stata di Breaker. Mi spiace per Breaker che aveva praticamente vinto, ma le regole sono le regole. E quindi il match viene assegnato a Dodoedo. Quindi 2-1 per Dodoedo. Si ricomincia. Forward roundhouse, light mario, wall splat, mix up con l'over ed insalto, non riesce, DP, subito anti-air, ancora un mix up in presa, ottima breaker, immediata, vediamo se con l'istinto riesce ad aprire la situazione, breaker ancora in tonso, niente, non riesce, punish, light mario, heavy linker, shadow, lockout giallo, ed è finita.
Breaker è incavolato per la disconnessione di prima e tenta il perfect. O almeno il quasi perfect, vediamo. Tenta di aprirlo. Niente, forward roundhouse. Tutti e due esitanti. Throw tech. Ancora un tentativo di presa da parte di Breaker. Non riesce. Whiff. Punisce con lo Shadow Widow's Bite. Combo veloce. Danno imbecille. 46%. Con lo Shadow Wind Kick salta la ragnatela. Ed è in chiusura per... Breaker all'ultimo, sul 3. In danger. Cosa succederà? Ancora un po' di problemi di connessione. Vedo DP parato. Evasione in shadow. L'unico reversal vero di Sadira che non colpisce. Recupera almeno la prima barra sul Magic Pixel. Dodo Edo non ci sta. DP, anti-air e chiusa. 2-2. Ragazzi, ottimo match. Quindi siamo all'ultimo. Chi vince passa il turno e va in semifinale contro Doki. Quindi chi vince questo match continuerà a giocare anche il prossimo. Ottima heavy manual subito in ender, 15%. Iniziamo. Counter breaker immediata. Recupera subito il deficit. Vediamo se chiude. Chiude con successo. 51%, ragazzi. Quella ender fa un male cane. Subito. Tenta ancora la beffa, ma non riesce. Non ha bocca. Breaker in salto. Subito al DP. Forward roundhouse. La apre. Vediamo con la manual, lockout giallo, 4 secondi di dolore infinito. Shadow Ender 60% per Jugo. Viene interrotto dalla Miti. Oh, un po' di problemi di connessione ancora. Si riprende. Breaker a disposizione l'instinct, quindi potrebbe tentare anche di recuperare un po' di vita e puntare alla Supreme Victory. Vediamo subito la presa. Overhead. Sul whiff della presa. Super Shadow. Manual. Mid-render. Ancora una Shadow. La rompe? No. Ci casca. Un bait di Dodo Edo sul terzo break. Ottimo DP. Il hitbox non basta, manual into ultra. E Breaker si porta a casa il posto in semifinale. Congratulazioni. Ok. Quindi Dodo Edo... No, scusate. Chiudete ragazzi, uscite dalla lobby. Chiudo io ragazzi, chiudo io la lobby perché sennò facciamo casini.
Ok. Si riparte. Seconda semifinale. Oh, no, dannazione. Doggy, uccidimi. Doggy, uccidimi. Ho sbagliato, devo mettermi come spettatore. Dimmi, semifinale? Io contro Doggy? Sì. No, no, Ufe non c'è. No, è stato sostituito. Sì, è a posto di Ufle. È entrato Darkmat e ha perso contro Ibra in semifinale. Quindi Ibra in finale. Ok, perfetto. Oddio, mi ha fatto un perfect. Ok, ora si può partire. So che c'erano altri match. No, qua siamo in semifinale e poi abbiamo la finale e ci siamo. Allora, subito forward roundhouse. Una break istantanea. Combo tutta di shatter a distanza 35%. Parte lo zoning. Shadow counter importantissima. Breaker recupera. Subito una breaker di nuovo per Doggy. Overhead. Lockout velocissimo. Ha tempo per sfruttarlo. Sta fatta la Shadow Corner. Inizia la combo da lontano. Conclude subito per fare un po' di cash out. Tenta di aprirla. Finito l'istinto per Glacius. Adesso abbiamo leggero vantaggio. Tenta di chipparlo, ma becca una Shadow Counter. E chiude il round. Sbaglia la Shadow Counter. Ti lascia aperto. Una breaker istantanea. Ancora un overhead di salto. Lockout. Non continua la combo. Rompe subito l'heavy linker. Il Paddle Punch colpisce, ma non va a segno la combo. Shadow Hail. Situazione quasi di parità. Ancora una breaker istantanea. Lo shatter colpisce. Oh, ho visto qualcosa di strano. Ho visto un momento di indecisione della rete.